Ciao! Questo è il mio grano, è il grano dell'azienda agricola Il Fornaccio. Lo produciamo qui, in questi bellissimi campi, a Ville di Montetiffi. Non ci mettiamo niente, né pesticidi, né fertilizzanti. E poi lo facciamo macinare a pietra, da un mulino qui vicino. Con questo facciamo un pane buonissimo cotto a legna, tutto naturale come questo grano. Sì, lavoriamo qui in questo piccolo borgo, un borgo antico dove si preserva al massimo la natura. Poco vissuto, sono state le donne delle ville di Montetiffi a dirmi che la domenica nel nostro forno veniva già fatto il pane anticamente. Quindi adesso noi abbiamo ripreso questa bellissima abitudine di fare il pane fatto in casa, proprio come una volta, a lievito madre, una lunghissima lievitazione. E poi si sprigiona il profumo per tutto il borgo delle ville di Montetiffi. Lo facciamo così, con tempi lenti, come cresce questo grano? Con tempi lenti, senza nulla, senza che sia concimato, fertilizzato, nulla. Lo raccogliamo tra un po', ancora non è pronto, qui alle ville di Montetiffi. E poi dove lo vendiamo il pane buono che facciamo? Lo vendiamo nei mercati contadini, in modo che tutti possano assaggiare quello che è la tradizione del pane, il pane come una volta. Lo portiamo giù verso il mare, dove purtroppo tutto è un po' industrializzato e il profumo e il sapore del pane di una volta, con il grano antico, è ben riconosciuto, viene ben mangiato e si mantiene a lungo. E soprattutto non fa male alla nostra salute. Perché? Perché è un pane naturale, pochi ingredienti, soltanto acqua, farina e un pizzico di sale. E poi facciamo anche i dolci, qualche biscotto, quando la temperatura del forno a legna naturalmente scende, mettiamo dentro biscotti, dolcetti, senza additivi chimici. Fatti così, naturalmente, come facevano le nonne a casa. Un po' di uova dalle nostre galline e poi la nostra farina. La farina è data da questo grano. Questo grano che viene macinato. Questo è un grano antico, macinato a pietra dal mulino Pranzani di Bivio Montegelli sulla E45. E quindi questa macinatura a pietra lascia tutto il germe vivo. È un pane vivo, è una farina viva, è per questo che fa bene alla nostra salute. È con questa farina che vengono fatti tutti i nostri prodotti, proprio il nostro pane. Infatti, essendo una macinatura grezza a pietra, non ha il colore bello bianco come siamo abituati a vedere, ma è una farina che mantiene tutte le proprietà del grano, del nostro grano antico, macinato a Bivio Montegelli da Pranzani, Molino Pranzani. Romagna, fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso, vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Sono pronto a non essere pronto mai per essere all'altezza dell'amore. Sono pronto come non ho fatto mai per essere all'altezza dell'amore. Sono pronto, cari telespettatori di Teleromagna, finalmente è tornato Vita da Mercato ed è arrivato fino a qua. Agli ori di Sogliano al Rubicone. Burdel, siamo alla 13ª edizione.
dove ci saranno due serate di festa, 50 spettacoli, 20 compagnie, 88 artisti. E quest'anno durante la festa si celebra il famosissimo Leonardo da Vinci, 500 anni dalla sua morte. Il più famoso tra i disegni di Leonardo rappresenta l'unione simbolica tra arte e scienza, l'uomo vitruviano è perfetto all'interno di due figure geometriche, il cerchio e il quadrato, forme considerate perfette dal filosofo greco Platone. Le due strutture geometriche rappresentano la creazione. Il quadrato rappresenta la Terra, mentre il cerchio l'universo. Bourdelle, non so se avete visto quanta gente c'è, c'è una festa, c'è una fiera, messo curioso. Andiamo, venite con me, andiamo. Oh Bourdelle, se siamo qui a Sogliano è grazie all'Annalisa che ci ha tenuto ecco, il parcheggio. Sì, ecco, sì, proprio così. Oh, facci anche il prossimo anno, eh? Ok, se me lo dite vi lascio anche il parcheggio dentro. Dotta e Adeli e un po' Bay. Va bene, se andate sulla Proloco la piadina l'abbiamo fatta. Allora, saluto a tutti. Ci vediamo al prossimo anno. Cari amici di Teleromagna, qui a Sogliano chi ho incontrato? Festa degli Ori, preziosi, più preziosi di Basto e Verna. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, bellissimo. Sei adorabile, mi piaci. Soprattutto lui che ti ha fregato il berretto. Caro Basto. Non glielo ridò. No, me lo dà. Mm. Caro Basto, ascolta bene, ma te che sei un bomber di natura. Sì, lo so stato, sì. Il tuo segreto qual era? Birra. O qual è? Solo birra. Prima della bevi partita. La birra, prima e dopo. Soprattutto dopo, perché l'acido lattico te lo mangia. Siamo a posto. Bevete birra prima di giocare. Adesso vi faccio un quiz. Sei pronto, Bourdelle? Allora, chi ha progettato la cupola di San Pietro a Roma? Aspetta. Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini o Leonardo da Vinci? La cupola. Michelangelo dici? Per me è Leonardo. Verna 1, Basto 0. Salutate tutti. No, scappellato. A lei. Scappella. Oh ragazzi, finalmente sono con degli amici, Matteo, Elisa e Massimen. Oh Bourdelle, guarda, non ce l'ho solo io la pancia, guarda qua, Enzo, riprendi un po' qua. Solo che sai qual è la differenza? Lei è un ex pallavolista che fra un po' di mesi lei torna come prima, a me no. Eh no, infatti, vabbè. Allora intanto ti faccio gli auguri, si sa anche... Sta zitto, com'è? Sappiamo anche che sei maschio o femmina? È maschio. Ultislo, le maschi. Avete anche il nome? Sì. E quindi si può dire? Sì. Com'è il nome? Adi. Io volevo chiamarlo Werther o Raul. Lei Thomas. E quindi si chiamerà Thomas. Quindi si chiamerà Thomas. Allora intanto daremo, prima di dare il benvenuto a Thomas, uno è scappato, non so perché. Allora, ex pallavolista, ti posso fare un quiz? Siete pronti? Beh, dai. Allora, in quale città? Ma io non ho studiato molto. Massimo, ascoltami bene. In quale città si trova l'ultima cena di Leonardo da Vinci? Vi aiuto. Roma, Milano o Firenze? Firenze. È facile, dai. Oh, Fasidi Bourdelle che a Visbaie, in Acciap in Vel, salutate tutti. Milano. Forza Cesena. Daniele, guarda che ho beccato, la Sara e... Andrea. Qui a Sogliano. Ori. Oh Bourdelle, come va il parquet a casa? Da Dio, è bellissimo. Un professionista del parquet, veramente. Ah, l'ho fatto me? Indiscutibile. Se volete il parquet nuovo, andate da Michelone. Che pubblicità. No, vieni qua, non scappare. Fai la domanda? Fai la domanda, ancora? Dai. Ah, va bene. Enzo, ci sei? Ci siamo? Allora, chi ha dipinto la celebre scuola di Atene? Vi aiuto. Giotto, Cimabue o Raffaello Sanzio? Nessuno dei tre. No, uno è giusto! Cimabue! Fate così, Cimabue! Cimabue! No! Raffaello Sanzio! No, vabbè! Ciao! Oh Bourdelle, sai me! Daniele, bocciata! Ciao Daniele, ciao anche! Oh ragazzi, guarda che ho incontrato qui a Sogliano, un carissimo amico che non vedevo da anni! Alex, sei sparito dall'Italia, dove sei finito? Per il momento in Germania. Come si sta in Germania? Si mangiano le patate, si beve la birra, Würstel e birra. Ti manca il vino italiano?
Il Sangiovese mi manca, il Sangiovese non c'è. E invece qua abbiamo la Rudina, la sua moglie. Come stai? Bene, grazie. Dimmi una parola, un saluto in tedesco, dai. Per di sera o... Va bene. Schönen Abend. E in mezzo a noi abbiamo il mitico Topo Gigio di Sant'Agata. Feltria. È qui con noi che... Ma Topo Gigio, potrebbe andare in Germania? Non so se si posso andare, perché so solo dire thank you very much, come devo fare, dai. Dopo ho i miei dolori, dai, da baciami di coccole, dai. Secondo me se ti vede la Merkel ti porta direttamente in Germania. Oh, addirittura al Consiglio Internazionale della Politica a rubare un po' insieme a loro. Ragazzi, fatemi un saluto per tutti quelli che vi guardano su Teleromagna, saluto a tutti. Lo dico in tedesco. Vai. Servus, guten Abend. Cosciato da lì. Saluta tutti. Ciao, saluto tutti, dai. Buona serata e buon divertimento. Burdel, ciao a tutti. Da Sogliano a Isère. Segreto che c'è in te. Cari amici di Teleromagna, ragazzi, voi non ci potete credere, da tanti anni che non la vedo, era una bambina. Ciao Giulia! Ciao, come stai? Benissimo! E ciao Enzo! Ciao! Allora, io voglio sapere, chi è il cantante o la cantante dei due? Lei. Io. Allora, per noi di Teleromagna, ci intoni così un ritornello di una canzone che ti piace? Ok, una di Loredana Bertè, dedicato. Va benissimo. Ok. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Che brava! Grazie. Enzo, e te? No. Niente. Barzelletta. Neanche. Allora fatemi un saluto, facciamo così. Salutiamo tutti i telespettatori, ognuno nel suo dialetto, va bene? Parti te, vai. Ciao romagnoli! Questo era il dialetto? No. Vai Giulia! Un saluto a tutti, ve lo dico in dialetto calabrese, un saluto a tutti i Taurianova. Ciao Burdel! Ciao! Oh Burdel, parola di Filippo. Buonasera a tutti, volevo salutare tutti i presenti qui agli Ori di Sogliano, grande, buonissima birra, grande, buonissimo. Volevo sentire una barzelletta da qui presente Topo Gigio. Grazie, molto gentile a voi tutti e alla... Seconda volta che arrivo a Sogliano sul Rubicone, sono arrivato la prima volta per vedere Formaggio di Fossa e poi stasera vedere cosa facevate. Allora, vi voglio dire una cosa, è una cosa che... Guardami tanto, dicono che è meglio morire in una... in un'osteria che morire davanti a una farmacia. Dato che adesso la farmacia non c'è più, ne ho tirata fuori un'altra. È meglio morire davanti al bar e poi morire davanti a una farmacia che ne porta di medicine in quantità. Poi vi dico un'altra cosa, ci sono due ragazzini che vanno in giro, si incontrano pian pianino e si dicono di mia mamma fa l'infermiera, dice la pupa. E il babbo e l'altro amico gli dice: no, mio babbo fa il dottore. Va bene. Di la mia mamma va in bicicletta. No, il mio babbo c'ha la mountain bike.
va bene, andiamo avanti. Seconda volta si dice, di mia mamma c'ha la 500, no, mio babbo c'ha la Ferrari, di, dammi sentire, io c'ho questa. E mio babbo, e lui gli ha detto, e io c'ho questo, sai cosa mi ha detto mia mamma, di quelli lì ne posso prendere quanti, quando sono più grandi, quanti ne voglio, come voglio, ciao. Filippo, chiudi la testa, saluto tutti. Saluto tutti i presenti, veramente, bellissimo, grazie di tutto, un bacione. Secondo me è un personaggio, un maestro, un mito della lirica. Ecco a voi, per tutti Teleromagna, Pietro Facchini. Mondo da sole, più bella ne. Mamma mia! Perché noi romagnoli siamo vincenti. All'alba vincerò, vincerò, vincerò. Cari amici di Teleromagna, siamo qui nel bar Piazza, più bar, più piazza di Sogliano. Siamo con la Sally, Rita e Katia. Sì. Hai l'ho fatta. Ciao Sally. Ciao, ciao a tutti. Sally, a voi sapere, ma qui a Sogliano sei chi boy sta zenta? Di tutto e di più. Cosa va di più? Vanno molti drink, ma te lo diranno le ragazze che sono le esperte del settore. Ah, voi siete le esperte dei drink? Mm. Quindi stasera cos'è che abbiamo dato via più di tutto? Cosa abbiamo dato via? Spritz. Mojito. Caipirosca. Gin tonic, gin lemon, vodka lemon. Oh, burdel, dopo un mojito lo voglio, cioè, bravo, non vado via sono senza il mojito. Ha fatto crescere la piantina di menta apposta per il mojito. E la Sally non mente? No. Allora ragazzi, siete pronti? Dove si propaga più velocemente il suono? Vi do un aiuto. In terra, in acqua o in aria? In l'acqua. Boh. In aria, in tlacqua, le sa tutte. Cos'è che vediamo stasera, burdel? Mojito. Vai. Fata maraviglia, lapida in tlateia, ta 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 ta. Ciao a tutti. Cari telespettatori, sono con un amico, Carlucci Sergio, il bomber di tutti noi a Gatteo. Dicono CS7 in questo periodo. Caro Sergio, so che sei juventino, e quale sarà il nuovo allenatore della Juve? Guarda, io penso che molto probabilmente sarà Sarri, come dicono tutti, perché tanto ci sono state troppe mosse che hanno giustificato questa cosa qui. Sinceramente non sono molto contento, perché io sono più per certi valori, poi dopo lui può essere un vincente, per carità di Dio, però certi atteggiamenti che ha avuto ad esempio in concomitanza con la partita di Juve-Napoli, con quel gestino, non è stato proprio simpatico, cosa dici? Te come la pensi? Io una notizia di un amico che dice che conosce un certo giornalista, dice che arriverà Pep Guardiola, boh, vedremo chi la spunterà, o Sarri o Guardiola. Ma io non lo so, però comunque speriamo che sia così, dai. Saluto a tutti. Ciao a tutti e buon divertimento. Cari amici di Teleromagna, siamo con Len. Ciao. Ciao. Di dove sei, Len? Io sono del Belgio. Ah, e stasera ti sei prestata a fare, diciamo, la musa ispiratrice del nostro super artista, giusto? Esatto, sì. Com'è stare in posa? Non so, da quant'è che sei in posa? Oh, quarto d'ora. Solo? Ma che bravo! Sì, molto. Adesso non ho visto il risultato. Ah, tu non hai ancora visto? Io ho fatto poca fatica. No, no, ragazzi, non glielo facciamo vedere perché non ci assomiglia per niente. Ci credi o no? Dimmi la verità. No, io ho visto l'altro ritratto del mio compagno. Vai a botta sicura. Senti. Ah, si è vista! Che voto gli dai a lui? 10 su 10. Oh,
Len, Len, mi fai un saluto per noi romagnoli in francese, giusto? No. In bel. In flamingo, ok. Flamingo, sì. Goedenavond iedereen, groetjes uit Sogliano. Ho capito solo Sogliano, comunque va bene. Ciao Burdel! Ciao! Cari amici, sono qui a Sogliano con un savignanese doc, Nereo Castellani, che fa parte della... dell'Associazione Culturale Pittori della Pescheria Vecchia. Che salutiamo Werther. Certo, e tutti gli altri presidente, io sono il suo vice. Allora, caro Werther, se ci guarderai, devo fare i complimenti a Castellani perché in pochissimo tempo ha fatto, cosa si dice, un ritratto bellissimo. Mi spieghi in che... cosa hai usato per fare questo ritratto? Allora, io tanto sono qua, loro dicono che devo essere qui per fare il ritratto leonardesco, cioè. Ah, ok. Ma la mia tecnica che uso è un po', sì, quella che Leonardo ha usato quando ha fatto il suo autoritratto, che è notissimo, ed è stato fatto con la tecnica della sanguigna. È una particolare matita di colore rossastro, come si vede, e attraverso questa tecnica qui io riesco a esprimermi anche in pochi minuti, insomma, riesco a fare un ritratto in un quarto d'ora. Allora, da ignorante, quando tu vedi la nostra musa ispiratrice o se no magari un uomo, quanto ci mette il tuo cervello a collegare alla mano parte della matita via soggetto? Ci vuole molto allenamento, questo qui è importante, è anzi fondamentale. Sì, bastano pochi attimi perché è importante magari scambiare qualche frase, qualche parola con il soggetto per capire come si muove, qual è il sorriso, qual è il movimento degli occhi, quali sono i tratti somatici più importanti, no? I tratti proprio formativi della persona, quindi... Poi si parte. Ci vuole una gran memoria visiva. Sì, ci vuole grande capacità di osservazione. Allora, adesso quelli che da casa ti ascoltano mi devi dire il quadro più bello che hai fatto e la pippa più grossa che hai fatto. Le pippe sono proprio all'ordine del giorno, si può dire, perché sono dietro un quadro riuscito. E ce ne sono almeno tre che che tieni nel retro in attesa di essere riesumati. Ah, okay. per farne avere nuova luce. Questo per esempio è un ritratto, cioè un quadro, quello che è alle sue spalle, che appunto è in tema con la giornata di oggi. L'uomo Vitruviano, che Vitruvio sappiamo è stato un grande architetto romano. Ma a sviluppare poi questa figura arcinota in tutto il mondo, perché rappresenta l'essenza dell'umanità, questo è un quadro che è la carta d'identità dell'umanità. Ecco, questo grande artista Leonardo l'ha poi sviluppato e io l'ho tradotto su questo muro, perché questo muro è un muro, diciamo, trasferito sopra un pannello di legno. E ho messo anche degli scritti che sono relativi a un canto particolare della Divina Commedia. Ok. Allora fammi se un volete anche in dopo lo guarderemo, fammi un salutone a tutti. Beh, io saluto gli amici di Teleromagna e anche tutti coloro che sono i simpatizzanti dell'Associazione Pittori della Pescheria Vecchia di Savignano. Cari amici di Teleromagna, siamo col primo cittadino di Sogliano, il signor Quintino Sabatini. Buonasera. Buonasera a tutti, agli ascoltatori di Teleromagna. Siamo qui nella piazza principale di Sogliano Rubicone, che oggi insieme a tutto il centro storico ha ospitato la 13ª edizione degli Ori di Sogliano. Ori perché sono delle preziosità che noi cerchiamo di mantenere e di cogliere un po' dappertutto per presentare il nostro paese, le nostre bellezze, le nostre peculiarità. Diciamo che come serata è stata proprio perfetta, il clima, la gente, tantissima gente che è salita su nelle nostre colline e quindi lei credo che ne è anche orgoglioso di questo. Ma direi proprio di sì, ne sono orgoglioso perché
sembra di essere tornati indietro di 60 anni, quando queste colline erano popolate da 12.000 persone e durante le feste si riversavano tutte nel capoluogo. E quindi abbiamo trovato il centro proprio pieno di persone che in ogni angolo del centro storico trovavano uno spettacolo diverso ad ogni ora, e sono stati tutti molto contenti e di conseguenza anche noi, perché noi lavoriamo per loro, giusto? E certo, e allora parlando del futuro, cosa ci dice? Futuro breve. Futuro breve, domani si replica, poi nei prossimi mesi avremo altri spettacoli, sempre tendenti a promuovere il territorio. Da una parte avremo concerti di Nicky Hayden, ex Spandau Ballet, poi di Cristiano De André e Max Gazzè. Spettacolo! Spettacolo, spettacolo. Poi avremo anche lo spettacolo del Sogliano Blues, che è una, non dico un'unicità, però sicuramente è un qualcosa di molto particolare che attira estimatori da tutta Italia. Allora, se lei deve convincere, è passato uno davanti, ma è lo stesso, se lei deve convincere la gente della Romagna a salire su a Sogliano, il perché? Il perché. Paese, Sogliano è il paese delle unicità sensoriali, nel senso che tocca tutti i sensi umani, la vista per lo spettacolo, per il paesaggio, per i panorami, il gusto per le bontà che ci sono, l'olfatto per l'odore del formaggio di fossa, l'udito per le bellissime musiche e rappresentazioni che facciamo, insomma i cinque sensi sono appagati. Allora Burdel, da casa venite su a Sogliano. Adesso facciamo chiudere al sindaco un saluto in dialetto, il suo dialetto. Av salut Burdel e Artur Nima su Ien, perché a Robi agli ebeli, boni e gli attotti davde. E ciao, grazie e ciao. Sindaco. Oh, cari amici, ci sono le persone fortunate e anche quelle meno fortunate. Sono col signor Fortunello. Con la S davanti? No, Fortunello, mi sento un uomo fortunato. Ma cosa ti è successo? Ma prima un brindisi alla festa. Cari amici di Teleromagna, Vita da Mercato finisce qui e da Sogliano chiudiamo con la figura di Leonardo da Vinci, l'uomo vitruviano. Eccoli, bellissimi, commoventi, sembrano davanti nella prua del Titanic. Ragazzi, stiamo affondando. Siamo già affondati da un pezzo. Ciao a tutti. Like the fourth.